Ciao a tutti, bacioni enormi dalla vostra Nika. Come avrete letto dal titolo e come vedrete scritto qua su questa scatola, Love Doki, Enjoy Your Life. Allora, questa è la scatola che contiene la mia nuova agenda, che sarà quella che userò nel 2020, perché ormai ci siamo quasi a novembre, adesso non so quanto vedrete questo video, però sì, penso presto, perciò siamo quasi a novembre, e siccome l'ho presa da AliExpress, sulle 30 qualcosa, comunque vi lascio sotto tutte le informazioni, sotto nell'info box, dove vi lascerò il link, e niente, questo venditore me l'ha spedita, non so, circa 20-25 giorni più o meno, è arrivata abbastanza alla svelta, è affidabile come venditore, e niente, una Love Doki, adesso ve la faccio vedere, credo che sarete curiosi, chissà che agenda ha comprato la Nika per il 2020. Questo è stato uno dei miei innumerevoli regali di compleanno, che sapete che ormai è passato il mio compleanno e pian piano ve li farò vedere. E niente, andiamo ad aprire la cosa che io l'ho già guardata. Allora, vi faccio vedere solo così. Ciao, chiudiamo il video. No, scherzo. E voilà. Che surprise. Questa è la mia agenda. Quest'anno, cioè per l'anno prossimo, 2020, l'ho voluta prendere col bottone perché mi piaceva questo modello. Aspettate che è troppo zoomato, alziamo un pochino. Ok, così ve la faccio vedere bene. Adesso andiamo ad aprirla perché questa è il modello, quello un po' più particolare, diciamo, con dentro degli inserti un po' più particolari. Comunque dopo, se andate a cliccare il link a guardare, vedete la differenza. C'è quella semplice, quella un pochino più, con queste meraviglie che adesso vi faccio vedere dentro. Adesso andiamo subito ad aprirla. Dietro c'è la carta, così, questo pezzo di velina, non velina, vellum credo sia. Allora, questo cellophane intanto lo lasciamo qua perché manca ancora un paio di mesi, non voglio sporcarla né niente, poi andrò a rimetterla dentro finché non comincerò a fare i divisori, a sistemarla. E questo è il foglio che c'era dentro, vedete qua c'è il suo bottoncino molto elaborato, un po' tutto luccicoso, si apre così, qua c'è il suo coso che riparava, e l'ho presa perché sono rimasta colpita, vedo la scritta in d'oro così che ci sta alla stragrande, poi tutti questi colori qua un po' pastello, un po' rainbow, sapete che io amo gli unicorni, anche a me, arcobaleni, cose così, cioè come potevo non prendere questa meraviglia. Poi ho preso appunto questo modello, potete prenderlo anche con i fogli normali, con dei divisori normali, io ho preso questo con un pochino più, sono un po' particolari i divisori che c'è dentro, adesso vi faccio vedere, andiamo ad aprirla. Loro in omaggio mi hanno messo questo, perciò questo non lo trovate dentro, ma il venditore mette sempre un omaggino da quello che ho capito, e a me mi ha dato queste clip qua che sono stupende, dopo non so se le trovano tutte queste clip o ultimate sticker, non lo so. Io questa qua l'ho vista dalla carissima, un po' questo, un po' quello, Vinci, Vincenza, ti mando un bacio enorme, e non ho potuto resistere per il 2020, io ho dovuto prenderla perché veramente anche lei ha preso con questi inserti qua un po' particolari, e veramente non si poteva lasciarla lì. Qua c'ha l'interno bianco con i pua dorati, la tasca qua così, gli anelli sono dorati, abbastanza grossi come piacciono a me. L'unica cosa, sì, ho voluto rischiare per il 2020, ho detto la prendo col bottone perché sapete che io ho avuto la mia Doki con l'elastico, perché più si gonfino l'elastico tiene meglio, questi andare a fine dell'anno avrò la paura di non uscire più a chiuderlo, però pazienza, ho detto chi se ne frega, mal che vada la lascerò aperta così, se si gonfierà la lascerò aperta, fa niente, l'ho voluta perché proprio era bella bella e mi piaceva. E poi dentro ha la nappina, allora ha gli anelli così, tacchete, e dentro ha questa nappina così, che io andrò a mettere qua, che la farò uscire da qualche parte, non lo so, la farò penzolare qua così, in questo modo, adesso poi vediamo, intanto la lascio qua così perché appunto è nuova, non la devo usare adesso, e adesso vi faccio vedere tutta la particolarità. Aspettate, si l'ho aperta così, che non si deve aprire così assolutamente,
Ecco qua. Aspettate che rimetto dentro questi. E queste sono le clip appunto che c'erano in omaggio. Poi qui c'è il pezzetto che adesso intanto lascerò per salvare che non facciano il segno gli anelli qua sulla stoffa. E qui ha questi inserti qua che mi hanno colpito tanto. Sono questa macchina fotografica qui così, questo cartoncino, il pattino qua a rotelle. Poi questo cigno qua, molto carino, in questo banner qua sotto. Io ci scriverò Nike, cigno nero, e bene, magari no. Ah, questo è uscito, scusate. Poi c'è questo barattolo qua, un po' particolare, rosa. Poi c'è quest'altro inserto qua così, quest'altra carta qua così. E poi qui è legato insieme, aspettate, c'è un malloppo qua, che posso anche toglierlo questo che mi hanno messo. Per quello arriva molto imballata bene con tutto il pluriball, molto, ecco, adesso ho fatto vedere solo la scatola di cartone, però aveva un ulteriore strato di carta, quella che scoppietta, quel pluriball lì, e poi aveva il cielo fan, quello classico, i sacchetti che arrivano da AliExpress, perciò era imballata benissimo, infatti è arrivata senza imperfezioni né niente, tutto a posto. Qua c'è questo vellum, poi qui c'è questo magnifico cigno così un po' stilizzato, un po' spennellato così alla buona su questa cartoncino rosa. Poi qui c'è un divisorio, qui c'è un altro divisorio, guardate che meraviglia, con gli unicorni. E poi qui c'è questo con questo vaso di fiori, questo tutto un po' colorato. Poi vedrò, sapete che poi io i divisori li faccio io, perché io mi diverto per ogni mese a fare un disegno come ho sempre fatto. Aspettate un attimino che vi prendo la mia, arrivo, la mia Doki. Allora, vedete che io ho sempre usato, a parte una volta l'anno scorso che avevo quella con, allora il primo anno avevo la Doki Mint, il secondo anno ho usato l'altra con gli unicorni che aveva il bottone, però sono riuscita comunque a chiuderla così, e nel 2019 ho ripreso la Doki, questa qua, nel color lilac, lila mi pare si chiami, sì, e ha l'elastico, perché vedete che siamo arrivati quasi a fine anno ed è gonfia, già faccio fatica a chiudere gli anelli, e con l'elastico potete benissimo comunque anche farla gonfiare come volete. E vi stavo per dire, ecco, sì, scusate, come sapete i divisori li faccio io, disegnati e plastificati, vedete, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, poi guardate, questi sono quelli che mettevo in più, giugno, luglio, poi agosto, settembre, ci sarà ottobre logicamente con Halloween, ottobre, poi qua abbiamo novembre e dicembre. Ho fatto vedere tutto, sì. Maggio, sì, ok, vedete, li disegno io, perciò adesso non so se questi qua li userò sì o no, non lo so, vedremo. Comunque sia, si possono sempre usare per qualcosa, c'ho anche altre agende, li posso infilare dentro dove c'ho voglia, perché sono comunque stupendi. Vedete che meraviglia che sono fatti veramente bene, questo con la bicicletta, con i fiori, il cuore, quest'altro col cigno rosa, ma che bello, su questo sfondo qua bianco e nero, stupendo. E poi qui partono dei fogli, c'è dentro parecchi fogli, vedete, e questi qua, quadretti qua, alla fine i bianchi sono quelli che userò, vabbè, per l'agenda. E vedete qua come sono questi, ma che meraviglia sono, cioè veramente io li posso mettere anche in un'altra agenda e farci le mie cose, scriverci delle frasi, decorarli. Poi ci sono questi qua con queste spennellate di colori magnifici, cioè veramente sono parecchi, e guardate questo, cioè guardate la sfumatura di questo, tutta arcobaleno, unicornosa, no, e dietro c'è l'unicorno, no scusate, ma non potevo lasciargli lì questo modello qua un po' particolare, con questi inserti un po' particolari, ecco, unicorno, poi c'è questo così, no, è magnifico, questi così, poi ci sono questi con il cuore, aspettate, dove dietro c'è la pera,
Poi ci sono queste a righe, che sono 3 o 4 per tipo, 4 forse, 2, 3, 4, anche di più, 5, vediamo, 1, 2, 3, 4, ah, sono 5 per tipo, vedete questo con questa finestrella. Questo si può usare anche come intestazione per dire la prima pagina dell'agenda, ci scrivo agenda di Nika, come vedete io avevo fatto anche quello, come avete, questo era un adesivo, ci avevo messo il wash, avevo scritto Nika e questa è stata la mia intestazione, ecco, principale, diciamo, della mia agenda. Poi anche qua 5 di questi fatti così, il dietro c'è il 5, no, sono meravigliosi. E poi guardate questi, cioè si usano questi qua, si usano, non si butta via niente, scherziamo. Poi io, vabbè, sapete che poi io la decoro da inizio alla fine l'agenda, anche il foglio io lo non prendo già quelli prestampati con la data, li metto bianchi, lindi, poi ci metto il washi, faccio io la divisoria con i paper tape, washi tape, e metto le mie date, ecco, la creo da zero, ecco. Però questi qua sono meravigliosi, cioè guardate che belli che sono. Poi questi con il cuore nel giallo, e poi partono quelli bianchi, che questi qua, vabbè, li userò. E alla fine poi ha la taschina che ci sono sempre nelle agende trasparente, dove potete mettere gli sticker, e poi ha il righellino qua, il divisorietto qua, molto carino, tutto bello plastificato con l'ancora nel verde, let's go, ed è molto 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 carino. Io invece nell'altra avevo anch'io, ho questo qua, era uno così, dovevo attaccarci su qualcosa da attaccare, questo era postito roba, magari lo metto dentro in quella nuova, qua ho messo i miei sticker, e poi il righellino di questa era questo qua, semplice semplice anche questo, vabbè, era, insomma, io mi ci sono trovata bene con questa, ve lo ripeto, ecco. Però quest'anno ho voluto riprovare e dare un attimo ancora possibilità al bottone, vediamo come sarà a fine del 2020, se riuscirò a chiuderla, se no non la chiuderò, pazienza. E alla fine ha questa taschina qua così, un po' piccolina, ci mettiamo dentro questo, e non so, mi piaceva questa qua, avevo proprio voglia di prenderla tutta tutta colorata così, perché quando l'ho vista mi è piaciuta subito, cioè io vedere questi colori qua mi viene in mente la magia, gli unicorni, tutto quello che è arcobaleno, tutto quello che è colorato, perché io sono una pazza colorata e sapete che io mischio colori tutti, mi faccio tutti i miei, sono così. Poi quando ho visto questi qua tutti colorati, tutte queste belle belle pagine qua con gli unicorni e questa meraviglia qua, ho detto no, le prendo lo stesso, poi le uso per qualcosa, si usano sempre, perciò non c'è problema per la Nika. E niente, vi lascio sotto nell'info box il link se vi può interessare, anche perché comunque non ha solo questo modello, ma questo venditore ne ha tante altre, sono veramente una più bella dell'altra, e il prezzo comunque partono dai 22-23 euro, e questa mi pare che l'ho pagata 33, non so, comunque sotto vi lascio il link se volete appunto andare a dare un'occhiata. Io mi ci trovo bene che con questa qua, cioè un anno l'ho sempre usata, tirata, messa, a parte che io non è che sono una che lancia le cose, io le tratto benissimo, le mie cose sono, ecco, io posso avere tantissime cose sulla mia postazione, ma sono tutte infilate, ordinate nel mio ordine e io sono, cioè, veramente innamorata di queste agende bellissime, e quest'anno ho voluto prenderla. Cioè quest'anno, perché ormai dico così, perché ormai 2020 qui, ho voluto prendere questa qua tutta arcobaleno. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate, io sono qua pronta a rispondervi, e ditemi se vi piace la mia nuova agenda del 2020. Io sono contenta e niente, fatemi sapere, sono qua pronta a rispondervi. Bacioni, bacioni, bacioni enormi dalla vostra amica. Ciao ciao!